La Grotta del Romito è un sito risalente al Paleolitico superiore, contenente una delle più antiche testimonianze dell'arte preistorica in Italia. È una delle più importanti a livello europeo. Situata in località Nuppolara, nel comune di Papasidero, in Calabria, provincia di Cosenza. All'esterno si trovano alcune incisioni rupestri, tra le quali la più importante è un graffito raffigurante due bovidi, Bos Primigenius, e tracce di antiche sepolture risalenti a 10.500 anni fa. Il ritrovamento del graffito è avvenuto nel 1961. È stato datato dagli esperti come appartenente al Paleolitico superiore. Una riproduzione dell'originale si conserva al Museo Nazionale di Reggio Calabria. Altri reperti sono esposti al Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria. All'interno del sito è altresì presente uno strato risalente nell'età neolitica, nel quale si ritrovano grosse quantità di ossidiana. Tale ritrovamento è all'origine dell'ipotesi secondo la quale la grotta fosse anticamente una base intermedia per il commercio dell'ossidiana tra Tirreno e Ionio. L'importanza del sito di Papasidero a livello europeo è legata all'abbondanza di reperti paleolitici, che coprono un arco temporale compreso tra 23.000 e 10.000 anni fa, ed hanno consentito la ricostruzione delle abitudini alimentari, della vita sociale e dell'ambiente dell'Homo sapiens. Il sito è attualmente visitabile grazie all'intervento dell'Istituto Italiano di Archeologia Sperimentale, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica della Calabria ed il Comune di Papasidero. Sul posto sono stati infatti realizzati interventi atti a garantire l'accesso alla grotta, passerelle, impianti di illuminazione e la fruizione integrata dal sito archeologico. Il sito è altresì corredato da un antiquarium dove sono esposti alcuni reperti.